Oggi da Venezia una splendida giornata, siamo stati davvero side by side, fianco a fianco, per portare nel Veneto l'idea dell'umanità, l'umanità da contrapporre alla barbarie dei razzisti, di chi governa questa regione, devastandola e sfruttandola e incolpando chi attraversa l'inferno per raggiungere i nostri territori. Oggi abbiamo vinto perché eravamo oltre 5.000 persone a parlare di valori diversi, a dire che non vogliamo razzismo e che non vogliamo la guerra tra poveri, a contrapporre a questo un desiderio di costruzione insieme. Si è aperto un percorso in Veneto ed è un percorso che fa storia, perché è importante, perché va da contrapporre alla storia della barbarie, che è spesso una narrazione che prevale su quello che invece è la maggioranza di questa regione, territori che vogliono accoglienza diffusa, territori accoglienti, territori che parlano linguaggi diversi. Ma non finisce qui, noi vogliamo lanciare degli appuntamenti. Noi aderiamo e vogliamo partecipare all'organizzazione della giornata che ci sarà a Pontida il 22 aprile, perché è un territorio che troppo spesso ha sentito e ascoltato troppo a barbarie e serve portare umanità fianco a fianco, side by side anche lì, e vogliamo dare maggiore ancora importanza alla giornata del rifugiato, quella giornata del 20 giugno che è sempre più attuale in un mondo che vuole dividere tra chi cerca di arrivare e chi è già arrivato, in una guerra che sta solo nell'idea di qualcuno. Costruiamo città diverse per i diritti di tutti, side by side.